oggi presentazione, nuovo brand, vi farei, non so, il trick di solito di coprire la roba, ma adesso sommerso, complesso. Presentazione PJ Tech. Quindi oggi presentazione di PJ Tech, in realtà presentiamo sì il brand, ma presentiamo principalmente la linea design di borse, di organizer che vedremo dopo. PJ Tech non fa soltanto questa categoria di prodotto, fa anche tantissimi accessori per le macchine, per le fotocamere, dei lettori di schede molto molto fighi, ma tutta quella parte là la lasciamo magari a un prossimo video, perché già questo verrà, non lo so, lungo mille anni, quindi la lasciamo da un'altra parte e rimanete sintonizzati sul canale per rimanere aggiornati anche sulla presentazione di tutte le chicche che sono diverse, che arriveranno dopo. Però andiamo in maniera veloce, io ovviamente cercherò di parlarvi un po' in maniera più globale e generica possibile del brand. Vedremo poi i vari prodotti, ma non ci soffermeremo troppo nello specifico di ognuno, sennò veramente c'è la palla bianca ammazza. Quindi parliamo subito della prima distinzione delle due linee che fa PJ Tech, che differenziano due categorie di prodotto. Non c'è in realtà una perfetta separazione, vabbè, questo in realtà è un po' a sé, quindi volendo abbiamo spartiti anche bene, perché di qua abbiamo la linea OneMo e di qua abbiamo la linea OneGo. Qual è intanto la differenza fra queste due categorie di prodotto? Si vede abbastanza anche a colpo d'occhio che la linea OneMo presenta dei prodotti che sono un pochino più grandi, un pochino più capienti, pensati per chi sì ha esigenze di travel, perché ovviamente sono sempre molto compatti, super trasportabili e poi lo vedremo, però ha bisogno di tanto spazio, tanti scompartimenti e alcune, diciamo, personalizzazioni, se così le vogliamo chiamare, altamente professionali, altamente specifiche, di cui però vi parliamo magari quando andiamo a vedere i singoli zaini. Di qua invece abbiamo la linea OneGo, che subito risulta un po' più compatta, un po' più piccola anche per quanto riguarda le taglie, e con un design soprattutto in certi prodotti anche un po' diverso, no? Sono zaini e borse che loro amano definire da città, da lifestyle quasi, e vedremo un pochino, andando a prenderli singolarmente, il design, il pensiero specifico che c'è dietro ad ognuno di loro e dietro in generale alla linea OneGo. Ora, a questo punto, cosa farei? Andrei magari a alleggerire un po' il tavolo, a metterli qua uno per uno e a capire le caratteristiche principali di entrambe le linee. Allora, partirei da lui, il OneMo 2, che è un pochino il top di gamma, anche se in realtà il termine top di gamma secondo me è un po' improprio, perché non è un vero top, semplicemente è il più grande, è il più capiente, ma anche tutti gli altri sono pensati per usi specifici diversi, quindi secondo me è una gamma in cui tutti praticamente sono top di gamma. Allora, vi parlo magari velocissimamente delle caratteristiche che mi hanno più stupito a me, senza soffermarmi troppo. Poi se avete qualche richiesta specifica, oppure se per qualsiasi degli zaini che vi presenterò oggi volete un approfondimento, scrivetecelo in un commento qua sotto e magari facciamo un video dedicato ad ogni singolo zaino, oppure a quello che vi interessa di più. OneMo 2, prima cosa che mi ha stupito tantissimo è la qualità costruttiva e l'attenzione ai dettagli. Lo zaino, partendo dalle cerniere, passando per tutte le rifiniture delle tasche sia interne che poi, come vedremo, internamente, arrivando alla parte posteriore, che per quanto riguarda uno zaino soprattutto di queste dimensioni e potenzialmente completamente pieno di questo peso, è importantissima, perché è fondamentale avere sulla schiena un supporto rigido ma comodo, che alleggerisca il peso dalle spalle, che ci consenta di camminare senza poi affaticarci troppo e senza affaticare soprattutto la schiena e le spalle. Fondamentale in questo è la fascia lombare, che tra l'altro si può ovviamente regolare ma anche togliere se a qualcuno dovesse dare fastidio, oppure se magari non avete lo zaino pienamente carico. L'attenzione per i dettagli di cui vi parlavo, che mi fa impazzire, è per esempio la cura e l'attenzione ai dettagli, come per esempio la possibilità di andare a scegliere a che altezza del petto vogliamo poi la nostra chiusura, oppure questa taschina qua, che noi abbiamo praticamente sempre a portata di mano, perché avendo lo zaino così e possiamo metterci, non lo so, magari un telefono essendo elasticizzata e quindi ti regge anche il telefono, magari dei documenti o qualsiasi cosa vogliamo. Poi apertura per la sicurezza del non farsi rubare niente, sappiamo in queste occasioni è fondamentale, da dietro. Tutti gli spazi sono praticamente super mega personalizzabili, e in più
l'ho aperta, vi volevo parlarne dopo di questa cosa qua, però lo dico subito. Nel OneMo 2 abbiamo questa possibilità. Ora vedete, noi abbiamo attaccato altri scompartimenti qua alle pareti dello zaino per avere lo spazio per poter inserire questa shoulder bag qua, che a sua volta al suo interno ha altri scompartimenti, ha altre tasche in cui possiamo andare a mettere telecamera, obiettivi, fotocamera, tutto quello che vogliamo. Possiamo poi utilizzare tutte le varie tasche di cui non vi parlerò perché sennò veramente si fa fino a domani. La possiamo aumentare perché, se non lo so, ci vogliamo mettere anche qualcosa di un pochino più voluminoso, più spazioso dentro, c'è la possibilità di andarla ad estendere, e possiamo sfruttare lo zaino in tutte le combinazioni che vogliamo, sia magari con questa perché vogliamo andare a mettercela dentro, perché magari siamo, non lo so, abbiamo un setup un po' più libero in cui lo zaino ci serve per spostarci da un posto ad un altro e poi vogliamo invece essere più leggeri, mettiamo tutto l'occorrente qua, posiamo lo zaino, prendiamo questa shoulder bag e andiamo via. Però possiamo ovviamente togliere questa e andare a creare un setup che sfrutta tutta la grandezza dello zaino per andare a mettere le nostre magari due videocamere, per metterci magari il nostro drone, tutte le nostre lenti e tutto quello che vogliamo. In più, qua abbiamo la possibilità di inserire tablet e computer fino anche a 16 pollici, che non è una roba scontata perché spesso quelli a 16 pollici non c'entrano, con l'imbottitura per star sicuri che non succeda niente e la chiusura. Ora, senza stare a continuare a dilungarsi troppo, altre cose secondo me importanti sono: uno, la possibilità ovviamente di andare a mettere lateralmente le nostre, non so, batterie o qualsiasi cosa, e questa tasca qua che è sempre comodissima, essendo uno zaino abbastanza voluminoso possiamo, non so, magari andare a mettere il treppiede oppure andare a metterci la borraccia. E da quest'altra parte, cerco di metterla fuori di camera, non ci vedo niente io, però abbiamo invece il bellissimo, ve lo faccio vedere, sistema, si vede? Io non lo vedo, però sistema per le batterie. Qua noi andiamo a mettere tutte le nostre batterie e possiamo, magari la usiamo carica, ci si scarica, la dobbiamo rimettere a posto, la mettiamo qua dentro per ricordarci che questa batteria è scarica. Facciamo così, questo diventa rosso e noi ci ricordiamo che è scarica, che sembra una cosa banale, però ci fa risparmiare veramente la metà del tempo. In più, che cosa abbiamo qua? Abbiamo l'accesso veloce, diciamo, allo zaino, senza stare per forza tutte le volte ad aprire da dietro. Sappiamo che ora in questo caso qua noi abbiamo messo la configurazione con la shoulder bag, però qua magari ci mettiamo la macchina con l'obiettivo già montato, togliamo da una spalla, tiriamo giù questa zip, prendiamo la macchina e via. Tutti praticamente gli zaini PJ Tech hanno la possibilità di avere il quick access, diciamo, di avere la zip laterale per poter andare a prendere la fotocamera. Stessa cosa qua sopra, altro, vabbè, zippettina, ma altro accesso se siamo anche lì in configurazione doppia a due camere, oppure se magari ci vogliamo qua mettere il drone, o come abbiamo fatto noi, sotto ci abbiamo la shoulder bag e magari qua sopra ci vogliamo mettere la nostra fotocamera. Ora basta, non mi dilungo troppo perché ho già parlato abbastanza. Tutti i controlli per andare a stringere e ad allentare eventualmente, ovviamente, lo zaino. Cosa su cui mi vorrei invece un pelino soffermare è questo qua. Che cos'è? È il libretto illustrativo di ogni zaino, di ogni prodotto, non soltanto degli zaini, che è molto interessante perché vi fa capire subito in maniera molto intuitiva innanzitutto quali sono le funzionalità e poi quali sono tutte le possibili configurazioni. Essendo uno zaino molto grande con tanto spazio, vi aiuta a capire come poter organizzare la cosa. Poi ovviamente ognuno può fare come vuole, però ho trovato che anche nell'utilizzo dei vari separatori è molto molto comodo. Questa è la versione da 25 litri, se non mi sbaglio, sì, 25 litri. Il OneMo 2 arriva fino a 35 litri, quindi uno zaino ancora più grande, mentre abbiamo poi la versione più piccolina, che in realtà è una linea diversa, perché è il OneMo Lite, che è questo qua. Come vedete è molto simile, però questo è 22 litri contro i 25 del OneMo 2, e anche a livello, diciamo, costruttivo è
leggermente diverso, un pochino più compatto. Lo andiamo a vedere subito senza perderci anche qua troppo tempo, perché l'idea generale è praticamente la stessa. Tasche di accesso laterali, tasca anche qua come avevamo visto prima. La differenza principale è che va soprattutto a salvare un po' di spazio sul dietro, sulla schiena. Non ha le fasce lombari di base, però ci sono in realtà questi due agganci che con il sistema di sgancio che abbiamo sul One Mode 2 secondo me ci vanno. Quindi se uno volesse, poi magari facciamo una prova. Comunque di base è pensato per essere un po' più piccolo, un po' più veloce e trasportabile, e quindi toglie quel tipo di supporto lì perdendo un pochino di peso. Poi dentro è fatto praticamente allo stesso modo. Ora io ve lo apro giusto per farvelo vedere, però di base l'ecosistema è quello lì. In questo caso non abbiamo il doppio frazionamento, perché questo esce così. Tutti questi holder sono super spostabili, uno li può spostare e mettere dove e come vuole. Sempre possibilità di inserire computer o tablet o tutto quello che vogliamo. E questo era, diciamo, il fratellino minore del One Mode 2, anche se in realtà di minore appunto soltanto le dimensioni, anche per un discorso magari di portabilità. Altra cosa importante che non vi ho detto: c'è una tasca davanti sia della versione Lite che anche nel One Mode 2, molto grande. Per esempio, se avete anche un gimbal non troppo ingombrante, qua ci sta benissimo, perché ha una parte sotto un pochino più aderente ma comunque bella spaziosa, e una parte superiore che invece, vedete, ha questo svaso che ci consente di avere un po' più di spazio, quindi magari per tenere i motori del gimbal è perfetta. Poi vabbè, tutte tasche e taschine, che anche qua ce n'è da vendere. Quando vi ho parlato inizialmente delle, tra virgolette, personalizzazioni, customizzazioni o comunque design altamente specifici, vi parlavo di una cosa come questo qua. Che cos'è questo? Questo è il OneMo FPV. Perché FPV? Perché è pensato specificatamente per chi è un dronista FPV e ha un design ottimizzato per quell'aspetto lì. Vedete come dietro sia praticamente uguale al OneMo 2, perché la configurazione è esattamente la stessa. Quello che cambia è innanzitutto l'accesso da sopra, ok? L'accesso potenzialmente subito al drone. E se invece lo vogliamo andare a vedere, ve lo apro da dentro. Vedete che abbiamo subito, forse non lo vedete, lo vedete meglio se ve lo giro così, subito una configurazione apposta, pensata apposta per i droni FPV. Posto per le eliche con i laccetti per magari andare ad assicurarsele, una pouch in cui si possono andare a mettere tutti i vari accessori, non lo so, il telecomando, oppure le batterie, oppure il caricabatterie di scorta, o tutto quello che vogliamo. Poi lo zaino è molto ampio, quindi oltre alla parte, diciamo, principale in cui andare a mettere il drone, in questo caso c'è spazio per anche una fotocamera. Magari questo lo possiamo non portare, possiamo mettere fotocamera, obiettivi. Uno zaino molto capiente, questo 30 litri, più capiente della versione da 25 che vi avevo fatto vedere io, e altamente professionale, pensato esattamente per le esigenze di chi è un dronista FPV. E anche qua ribadisco, mi piacciono un botto questi, perché si vede subito per bene, vedete come è pensato, come dovrebbe stare con il posto per il drone, questi due holder che, diciamo, tengono i bracci delle eliche, le possibili varie configurazioni. Questi sono molto interessanti, non scontati. Ma andiamo a vedere l'ultima borsa della linea OneMo, per poi passare alla linea OneGo, che è la OneMo Sling. Che cos'è? È sostanzialmente una shoulder bag che può essere portata a tracolla, può essere portata anche soltanto in spalla. È un po', anzi molto più compatta, molto più ridotta nelle dimensioni rispetto agli zaini, e anche molto più portabile. Ve la vado ad aprire da qua sopra, così vi faccio vedere dentro. Ok, ora in questo caso noi non l'abbiamo sistemata,
però tutti gli scompartimenti possono essere utilizzati ed adattati come meglio crediamo, se ci vogliamo mettere la macchina, se ci vogliamo mettere gli obiettivi. Tra l'altro c'è anche il posto per un tablet oppure magari un computer piccolino. Qua sopra stesso discorso delle batterie, per portare le batterie. E in più, cosa molto interessante secondo me, davanti c'è questa partizione qua, non so come la possiamo chiamare, questa borsa a parte che ha non soltanto una tasca per andare a mettere tutto quello che vogliamo, ma questa, essendo cucita qua sotto e invece potendo regolare la distanza da questi due laccetti qua sopra, magari qua ci possiamo incastrare il treppiede, ci possiamo andare a mettere un gimbal un po' più piccolino, quindi ci permette di avere tutte le funzionalità degli OneMo più grossi, ma in uno spazio anche da portare un pochino più ridotto. Tra l'altro, chicca, questi sono fatti molto bene, questi sono i vari separatori, che sono rigidi, sono imbottiti, ma sono rigidi e ci consentono di essere un pochino più sicuri anche nella lunga durata. Dopo tanti utilizzi magari quelli morbidi un pochino cedono, invece questi qua permettono di essere sia imbottiti che però anche strutturati e trattenere molto bene la roba, quindi molto apprezzato. In questo caso 11 litri, c'è una versione, se non mi sbaglio, anche più grande di questo, o forse più piccola, sì, c'è una versione da 7 litri, 11 e 7 litri. In questo caso la colorazione è in questo grigio militare, c'è la versione nera e c'è la versione grigio militare anche invece degli zaini. Basta, abbiamo chiuso la lineup OneMo e adesso vi parlo della OneGo. Sto parlando un botto, lo so, però ragazzi, è così, meno di così non ci riesco, perché un po' di roba ve le voglio far vedere. Partiamo da due, che sono il OneGo Backpack e il OneGo Air Backpack. Sono in realtà molto simili, super simili nel design, che è fighissimo, e anche in alcune caratteristiche. Questo è un pochino più leggero, ma lo vediamo dopo. Prima vi presento la versione classica, senza stare anche qua a dilungarmi troppo. La prima cosa che salta all'occhio è il design, perché è un prodotto appunto pensato per la vita di città, che magari anche per chi non è un fotografo può essere uno zaino figo, perché ha innanzitutto questa roba molto singolare dell'apertura con una mano sola da sopra, che ci fa accedere a questa prima tasca, ok? Quindi se magari qua ci vogliamo mettere la nostra macchina, ci vogliamo mettere le nostre batterie o qualsiasi cosa, abbiamo subito l'accesso e la chiusura rapida, bella, e ci dà questo design che è una figata. Se invece lo vogliamo aprire tutto, andiamo ad aprire qua, ci abbiamo due zip, una e due, le posso portare fino in fondo. Ora anche qua alcuni holder non sono messi bene, però ci dà la possibilità di ovviamente spostare tutti questi. Tra l'altro vi faccio vedere questi qua che sono molto interessanti, che possono essere messi magari così come separatori normali, ok, per avere la tasca, sia possono essere messi in questa configurazione per avere un appoggio, rialzato sopra e la possibilità anche invece di mettere qualcosa sotto. Quindi questa doppia versione aggiunge ancora una possibilità di customizzazione che è molto figa. E la cosa che è bella qua sono questi separatori qui, vedete? Ve li faccio vedere bene, che hanno questi due dentini, se così vogliamo chiamare. Qua nello zaino ci sono questi fori che ci permettono di andare a mettere a che altezza vogliamo il nostro separatore, lo infiliamo nel buco. Ora io ve l'ho fatto vedere principalmente quello che non vedete voi, ve lo faccio vedere adesso, vedete? Lo infiliamo qua dentro da una parte e dall'altra e possiamo decidere, ci abbiamo 1, 2, 3, 4, 5 diversi fori per scegliere tutta la partizione che vogliamo. Anche qua taschine per andare a mettere, taschine e tascone più grandi e più piccole. Qui nella versione Go c'è un'altra roba bella, ora la faccio vedere. Vi ricordate che sulla versione della OneMo avevamo le batterie con quello switch da rosso a verde? Nelle versioni OneGo abbiamo, vedete, quindi accesso laterale e battery indicator system con un magnete. Qua c'è lo spazio per andare a metterci le batterie e qua la PDPJ Tech
verde si accarica, rosso si scarica, quindi bello. L'attenzione ai dettagli, ragazzi, quello che fa la differenza. E fa la differenza bene, perché anche questi zaini qua sono molto belli, soprattutto per i materiali di cui sono costruiti, e sono effettivamente materiali molto belli, molto premium, con questo nero opaco che dà un feeling veramente di alto, alto, alto livello. E non soltanto poi i tessuti, ma effettivamente tutte le finiture. Quindi questo era il One Go, il backpack. Vi faccio vedere la versione Air, ve l'ho fatta vedere prima a confronto, sono veramente molto simili, cambia un pochino la conformazione e cambia un pochino, cambiano un po' alcuni materiali. Questa è pensata per essere più leggera, invece del metallo qua abbiamo la plastica. La partizione interna e il sistema poi in realtà è esattamente lo stesso, anche qua posto per andare a mettere laptop. Ingressi laterali, non starei a perdere troppo tempo perché è... se no veramente addio. Non starei a perdere altro tempo. Se cercate una versione un pochino più leggera, un pochino più smart, Air perfetta. Se invece cercate la versione classica con un po' più anche di finiture estetiche, questi sembrano quasi delle pants, dei pantaloni, queste finiture cucite qua, il metallo qua sopra e anche qua dietro, e volete una cosa un pochino più fighetta, allora il backpack non Air perfetto, sempre One Go. Passiamo adesso alle cose un pochino più piccoline. Vi parlo del One Go Shoulder Bag, quindi facendo un paragone con quello che abbiamo visto prima, che era la versione diciamo piccola della linea One Mo, qua abbiamo la versione più piccola della linea One Go. L'idea è sempre la stessa, il design anche riprende, no? Questo svaso circolare che abbiamo visto anche negli zaini, apertura qua da sopra, vedete? Apriamo e abbiamo taschine e la possibilità qua da sopra di andare a frazionare esattamente come vogliamo tutti i nostri spazi. Tasche anche qua sopra, tutte magnetiche, belle, fatte molto bene. E una figata, perché qua abbiamo l'holder delle batterie, il cassetto per le batterie e non soltanto per le batterie, perché qui, ora, in questo caso... questo bellissimo canotto per tenerlo bello tirato, però ci possiamo mettere tutto quello che vogliamo, accessori, e anche qua vedete il sistema di batterie che vi dicevo prima. Però questa tasca, dato che abbiamo uno zaino un pochino più piccolino, è magnetica e rigida, perché se ci vogliamo mettere qualcosa di un pochino più delicato, anche in dimensioni così ridotte e che ci stanno sul fianco, sulla schiena, magari potremmo sbattere da qualche parte, siamo sicuri che sono salve perché abbiamo l'imbottitura rigida. Poi ovviamente tasche laterali, come abbiamo visto, la possibilità chiaramente di andare ad allungare a seconda di quanto siamo alti, di quanto vogliamo avere alta, se la vogliamo portare a tracolla, se la vogliamo portare sulla spalla. E in più abbiamo qua una tasca per andare a mettere, se abbiamo un computer piccolino oppure un tablet o tutto quello che vogliamo. Metterei da parte anche questo qua e prenderei una combo di prodotti che sono veramente fighi, design super particolare, prodotti super particolari, pensati magari inizialmente più per un pubblico femminile, però in realtà secondo me anche per un pubblico maschile. Sono veramente due figate, più che altro perché sono qualcosa di diverso e di abbastanza innovativo. Che cosa sono? Sono delle borse, ok? Pensate però per principalmente un utilizzo fotografico, perché hanno le imbottiture, hanno delle piccole partizioni per andare a mettere la nostra fotocamera, per andare a mettere magari qualche batteria, qualche accessorio, oppure tutto quello che vogliamo. In realtà le possiamo usare anche come borse di qualsiasi altro tipo, oppure possiamo andare a staccare la tracolla e renderla praticamente una pouch da poter inserire magari in altri zaini, in altre valigie o in altre borse. Due versioni diverse, la Drawstring Bag e la Cloud Bag, che effettivamente ricorda un po' una nuvoletta. Entrambe si possono aprire, ovviamente. Vedete qui gli scomparti di cui vi parlavo, anche questi calamitati, lo scomparto principale, e poi per andare a chiuderle possiamo o tenerle così, se vogliamo, chiaramente anche qui allungando o rimpicciolendo quanto vogliamo questo, per farlo diventare più una borsetta oppure magari una tracolla, e poi da qua la possiamo andare a chiudere, vedete, così, da una parte e dall'altra, per aggiungere, diciamo, una sicurezza in più per non farla aprire,
e in più per dargli un design anche un pochino diverso se invece la preferiamo così. Anche qui possiamo ovviamente staccare, come vi dicevo, la tracolla per trasformarla in una pouch da mettere negli altri zaini, stesso design, stesso concetto, e la cloud bag con questo design un pochino diverso, questo effetto pelle. Anche qua le finiture sono molto belle, molto molto belle, sia per il magnete sia per tutti i magneti degli scompartimenti. E se la vogliamo poi un po' più piccolina e un po' più compatta, possiamo andare a crearla ancora più cloud, a renderla ancora più cloud tirando questi laccetti qua. Ora in questo caso è vuota, però si andrà a stringere all'interno di tutto ciò che c'è contenuto e ci offre una soluzione molto portatile perché è leggerissima, è piccolissima, molto figa. Tra l'altro l'ho visto ora, materiale riciclato, quindi un punto in più, ed è un design anche magari per un pubblico femminile, come dicevo all'inizio, o per chi vuole un qualcosa di diverso, non vuole il classico zaino ma vuole un qualcosa di un po' più piccolo, un po' più portatile, che abbia un'idea non soltanto estetica ma anche pratica che sia un po' diversa. Mi sono tenuto l'ultima cosa per ultima, cioè l'ultima cosa che vi faccio vedere me la sono tenuta appositamente per ultima perché secondo me è bellissimo. Poi sono un nerd, a me stia sbagliando un pazzire. Signori, è arrivato, bellissimo, il Tech Organizer. Questo qua, che cos'è questo? Questo qua è una, sembra, può sembrare una semplice pouch, ok, un semplice beauty fotografico, però tech, perché se noi lo andiamo ad aprire, guardate, pronti, guardate. Dentro ci abbiamo tutti i vari scompartimenti per poter andare ad inserire tutte le nostre chicche, tutti i nostri accessori tech che vogliamo. Questa qua centrale è bellissima perché anche questa è calamitata, pensata apposta per le schede SD, per magari le CFast oppure le micro SD. Qua possiamo invece, ve lo giro, andare a mettere altre schede, ma possiamo mettere tutto quello che vogliamo. Siccome queste, bene che siano un pochino più protette, magnete che si apre soltanto se faccio un po' di pressione, se no di base rimane chiuso. Poi ci sono tutti veramente gli scompartimenti per andare a mettere veramente qualsiasi cosa, il caricabatterie, le cuffie, delle batterie, magari delle pinze o dei coltellini svizzeri. Qua ci possiamo mettere se abbiamo degli SSD o degli hard disk. Qua ci abbiamo anche una zip per poter andare, non lo so, ad assicurare qualsiasi cosa che non vogliamo che svolazzi. Magnete è spettacolare, bellissimo. Qua ci abbiamo un'ulteriore partizione, questa qua tutta unita, qua separata in due, perfetta questa probabilmente per gli SSD. Quando poi abbiamo messo tutto quello che vogliamo, questo lo prendiamo, lo chiudiamo e lo possiamo mettere dentro un qualsiasi zaino PJ Tech, così, un qualsiasi zaino, dentro una qualsiasi borsa, dove vogliamo, però pensata apposta per infilarsi dentro, pam. Se poi vogliamo prendere esattamente queste cose qua, che sono piccoline, spesso si perdono, spesso potrebbero vagare per lo zaino, per la borsa, ce l'abbiamo tutte qua. Guarda, una soddisfazione, vederle tutte ordinate, richiudiamo e mettiamo a posto, basta. Ho parlato veramente un tempo infinito. Questa era la presentazione generale, ricordo, di tutta la parte di zaini e borse di PJ Tech. Ci vediamo fra un po' per invece la presentazione della parte di accessori, di lettori, eccetera eccetera. Lasciate un commento se vi va, fateci sapere quale vi è piaciuto di più, quale è il più adatto per voi e soprattutto magari di quale vorreste vedere un video approfondito, un utilizzo specifico o una configurazione, un approfondimento un pochino più accurato. Ah, iscrivetevi, se vi va, ovviamente, non si forza nessuno, basta. Ci vediamo al prossimo video. Ciao!